Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un altro video in cui vi mostro l'ultima mia creazione, che è questa agenda formato A5 che mi è stata ordinata. E niente, ci spostiamo subito sulla scrivania, così vi faccio vedere in dettaglio quello che ho creato per questa ragazza. Eccoci qui. Allora, questa è l'agenda, quindi fatta con questo cartoncino plastificato, l'aggiunta del feltro, la chiusura sempre fatta col feltro con il bottoncino rosso. Allora, all'interno, come solito, abbiamo la taschina dove ho già inserito gli sticker pretagliati con i numerini da mettere sui refill che non sono datati. Qui c'è questo nastro appunto per coprire le cuciture del feltro. Poi qua ho messo questa card, il mio biglietto da visita, e poi ho fatto queste clip con sull'immagine del gattino, che è il gatto della ragazza appunto che mi ha commissionato l'agenda. Poi in più, oltre all'agenda, mi ha commissionato anche praticamente i divisori per ogni mese plastificati e delle immagini, delle foto, delle immagini che lei ha voluto che io gli plastificassi, aggiungendo delle scritte. Allora, non ve li faccio vedere tutti perché ce ne sono due abbastanza personali, quindi per la privacy non ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere quelli un po' generici, per esempio questo e questo. Gli ultimi due appunto non posso mostrarveli perché ci sono delle cose personali. Poi le ho creato questa copertina fatta con il cartoncino che ho colorato con i distress. Poi ho fatto con uno stencil questo cuore e ho fatto la scritta 2018 con la polvere per embossing rosso glitter. E poi ho fatto i contorni col pennarello oro, ho disegnato delle zampine, visto che a lei piacciono i gatti e i cuori. Poi qui c'è il vellum, dove ho stampato ancora le foto della sua gatta. E poi qui comincia la vista mensile. Mensile, quindi solito le due pagine del mese con la tabella, dove c'è tutto il mese, dal lunedì al giovedì, dal venerdì alla domenica con le note. E i fogli appunto sono 12, quindi per tutti e 12 i mesi. Finito il mensile, iniziamo le varie settimane, quindi i vari mesi divisi per settimana. Quindi abbiamo gennaio, anche qua ha scelto lei di farmi fare appunto queste copertine plastificate per ogni mese e io poi gli ho aggiunto sopra il tab con la scritta del mese davanti e dietro, con raffigurato sempre la sua gattina. Quindi c'è gennaio, la prima pagina è vuota, cioè bianca a puntini, dove qua appunto si possono mettere i dati che si vogliono, magari, non so, fare un riepilogo di quello che è le scadenze del mese, i compleanni, insomma lascio la pagina bianca appunto per come si sceglie di farlo. E poi all'interno c'è la settimana. Quindi comincia dal lunedì al mercoledì, dal giovedì alla domenica. Qui in alto abbiamo le note e il to do, sempre a fogli puntinati con le immagini della sua gatta. Così va avanti quindi tutto il mese, finché nell'ultima pagina appunto gli ho fatto un cuore con dentro la foto della sua gatta e poi inizia il mese successivo. Ho creato anche il segnapagina, che è fatto sempre con il cartoncino della copertina, dietro è fatto così, e l'ho attaccato come al solito il righello, questo lungo 20 cm, perché appunto essendo una A5 riusciva ad arrivare fino a 20 cm. Quindi poi abbiamo il mese di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Alla fine
Sempre in più lei ha voluto questa bustina, che è una bustina che io avevo disponibile, porta sticker, quindi che si apre con la cernierina, dove le ho messo dentro, vabbè, degli sticker che mi ha richiesto lei, che sono, vabbè, ci sono delle scritte, posso anche mostrarvele perché tanto non è niente di privato. E poi in regalo le ho fatto anche queste immagini dei gattini, ho fatto questi gattini, sono sempre sticker spretagliati, quindi poi li posso semplicemente staccare. Questo è un regalo che ho voluto fare io. Infine dietro abbiamo la solita tascona dove le ho inserito questi fogli di scorta, quindi sono dei fogli sempre con le settimane, invece alcuni fogli bianchi. Nel caso sbaglia qualcosa, qualche foglietto di scorta. Poi ho inserito la penna, non ce l'avevo rossa purtroppo, però avevo questa qui rosa che comunque secondo me sta abbastanza bene, sempre con dentro gli Swarovski, con il gommino per utilizzare sul tablet o il cellulare. La vado a inserire e niente, poi si chiude e dietro è così. A me piace molto come uscita e anche a lei, perché comunque le ho mandato le foto man mano la facevo. Ah, la barra è attaccata con i rivetti, quindi esternamente ci sono questi tipo bottoncini, quindi molto molto fine. Si apre sempre col solito meccanismo, quindi schiacciando qui e chiudendo e niente. Come dicevo appunto, a me piace molto e anche a lei piace molto perché man mano facevo le cose, le mandavo le foto con gli aggiornamenti. E niente, fatemi sapere se anche a voi è piaciuta, mettete un bel pollice in su al video, lasciatemi un bel commentino e ci vediamo al prossimo video. Ciao!